Ancora una volta i giornali, le prime pagine dei giornali di oggi sbagliano l'obiettivo di informare bene gli italiani. Perché? Perché oggi tutti i giornali sono pieni parlando di giustizia, della sentenza del Tribunale di Roma di ieri, che secondo i giornali hanno negato l'esistenza della mafia a Roma. E allora, delusione, protesta, accuse ai giudici del Tribunale di Roma di essere poco coraggiosi perché nel processo Mafia Capitale non hanno riconosciuto l'esistenza della mafia, non hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa, hanno condannato con pene molto severe gli imputati, addirittura in alcuni casi con pene ancora più severe di quelle combinate, quelle chieste dalla procura, ma si trattava di associazioni, un po' di estortori, due associazioni criminali, un'associazione di estortori e un'associazione di corruttori. C'era la corruzione, c'era l'estorsione, non c'era la mafia. Scandalo. Come negare, si dice, che la mafia esista a Roma, come se i giudici del Tribunale di Roma abbiano riprodotto il vecchio cliché che la mafia sta solo al sud e sta solo in Sicilia. Io non credo che le cose siano così. Io credo che le cose siano diversamente, leggeremo la motivazione della sentenza, ma dire che non c'è mafia capitale, non c'è stata mafia nel processo mafia capitale, non significa che non c'è la mafia nella capitale, scusando la battuta, ma nel senso che la mafia ci sia a Roma, forte, c'è la mafia, c'è l'Ndrangheta, c'è la Camorra, ci sono tante sentenze, lo dicono, c'è stata la sentenza con le condanne per l'associazione mafiosa con gli interessi sul lungomare di Ostia, ci sono state sequestri e confische di ristoranti, esercizi pubblici nelle mani di mafiosi e ndranghetisti che riciclavano il denaro sporco. I giudici del Tribunale di Roma invece, con molto rigore probatorio, senza lasciarsi suggestionare dal palco mediatico giudiziario che era stato costruito attorno a questo processo, soprattutto dai grandi mass media, hanno detto semplicemente che in quel processo non c'erano le prove per parlare di un'associazione mafiosa, che la mafia non è la corruzione, sono due cose diverse. Vero è, come si è sempre detto, che mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia. Ma quando parliamo di un processo penale, è vero che la mafia a volte usa la corruzione, ma non sempre. Quando si usa la corruzione vuol dire che lì c'è mafia. Perché ci sia mafia bisogna provare l'esistenza di una struttura organizzata che come struttura è capace di esercitare intimidazione su un dato territorio o su un dato settore economico, che si muove con quell'alone di intimidazione diffusa che caratterizza la mafia. Sia la mafia come organizzazione tradizionale, sia anche come mafia di nuove origini. Io credo che nell'impostazione della Procura di Roma, la mia impressione, senza conoscere nei dettagli il processo, è che si sia un po' lasciati prendere la mano da suggestioni di tipo sociologico, se non addirittura mediatico, e i giudici del Tribunale di Roma hanno cercato con rigore di applicare il principio di prova. Anche perché attenzione nel vedere mafia ovunque, perché se tutto è mafia, si dice a volte, niente è mafia. Voler cercare la mafia dove non c'è e non vedere la mafia dove non c'è, c'è il rischio di non vederla dove c'è. Ed è certamente singolare che la Procura di Roma, smentita nella sua impostazione accusatoria in questo processo, dall'altra parte, in un omicidio clamorosamente di mafia, ma di alta mafia, come quello di Attilio Manca, non abbia visto la mafia e nonostante le 50.000 firme di italiani raccolte, la petizione di tanti italiani che chiedono, il grido di dolore della signora Angela Manca, che da Via D'Amelio il 19 luglio ha levato il suo grido per la giustizia negata, per quella stessa Procura di Roma che ha cercato la mafia dove non c'era, in mafia capitale, non veda la mafia dove c'è, con tutta evidenza nel caso di Attilio Manca. Forse perché nel caso Attilio Manca ci sono troppi coinvolgimenti dello Stato, troppi coinvolgimenti delle istituzioni, troppi coinvolgimenti di quella latitanza istituzionale con coperture istituzionali garantite a Bernardo Provenzano, perché c'è sullo sfondo la trattativa Stato-mafia, che non se ne parli e debba essere respinta, non so se è questo.
Certo è che mi sembra significativo un altro dato, che il Tribunale di Roma ha condannato con pene più pesanti, quindi dimostrando grande coraggio, con pene più pesanti di quelle chieste dalla Procura di Roma, i politici che erano coinvolti, per i quali invece la Procura di Roma aveva chiesto pene più basse. La corruzione va trattata severamente, molto più severamente di come oggi si pensa di voler fare in Italia, come è accaduto ad esempio in Parlamento, dove è stata di gran lunga ridotta la legge della confisca dei beni dei corrotti per equipararli davvero ai mafiosi e non soltanto con una sigla come quella di Mafia Capitale.